Dai! Hai tolto il caricatore buono? Oh no. Coltello di Rambo, io non ho più paura di niente. Guardate, è uguale all'M9 di Rambo. Ah! Ma non fa rumore da coltellata. È buggato. Perché sono stanco? Perché sono sporco? Sono molto stanco, affamato. Niente va. Sono una discarica, sono. Ok, nessun problema. Rimuovi benda prima di tutto. Carburante neanche è troppo disponibile. Ma prima di continuare, ehi hey, gente, questo video è il benvenuto con una puntata su Project Zomboid, liberazione del Kentucky. Siamo esausti, molto affaticati, affamati e niente va bene. Cioè, mai che inizio la puntata con la calma del mondo. No, devo soffrire ogni volta. Ho da mangiare? Allora, cosa ho da mangiare? Una cippa. Ho del tonno in scatola, apri tonno tutto. Devo fumare anche, spero che sia necessità di fumare, non infezione da zombificazione, perché vedo che ho una ferita sull'avambraccio sinistro quando mi ha morso quel bastardo. Potrebbe anche essere un'infezione, per quel che ne so. Sono fuked! Può darsi. Buttare nel cesso un altro personaggio non me la sento, eh. Su! Ragazzi! Ho una macchina, sono pronto ad investirvi tutti. Sono tanti? No, c'è solo lei. Sta suina, da sola, oh. Sola soletta è venuta a rompermi le balle. Fari tanto macete. Ah, si sta per rompere. Vabbè, fari tanto mi sa che lo utilizzerò. Il fatto è che sono esausto, ma vorrei proprio uccidere quello là, perché mi sta per vedere e mi darà fastidio nel sonno. Ah, devo anche fumare. Mannaggia a te. Su. Dai, siete in due. Ma siete delle merde, siete. Forza, forza, vieni a mangiarmi. Ci metterò una vita a buttarlo giù. Ma... oh, invece come non detto. Non perdo neanche tempo a calpestarlo, perché faccio un cavolo di danno. Sono troppo esausto e sono troppo affaticato. Ma gli stai facendo la barba o stai cercando di ucciderlo? Secondo me gli sto rifacendo le basettas, considerando come sta attaccando. Dai, arrivano altri, mannaggia voi. Oh, l'abbiamo ucciso. È sto nervitesi che non mi convince. Allora, sai cosa? Intanto fuma, vediamo. Vediamo se è quello. Intanto posso fumare alla guida. Ah, vediamo se è questo. Speriamo sia questo. Speriamo. Ok, sì, è quello. Allora, Z. No, ho premuto Windows, mannaggia me. Z. No. X. Dormi? No, aspetta, spegni la macchina magari. Inserisci le chiavi. Sto qualcosa? Non vedo nessuno nei paraggi, dai. Dormi più che riesci, ragazzo. È già sete, ti sei bevuto un intero succo, è già sete. Sei un suino, sei. Porcellino schifoso. Ma guarda te questo. Mamma mia, quanto dormi. Alle 10 che sei andato a dormire. Meno male che ho preso coso. Che non ho bisogno di dormire, mannaggia te. Alle 10 è andato a dormire, ha dormito letteralmente 8 ore. Ma chi sei? Siamo nell'apocalisse. Sei sicuro di poterti permettere il lusso di dormire 8 ore? Io non dormo adesso 8 ore. Sono tranquillo. Già tanto se riesco a dormire 5 ore. Già tanto. Oddio, liberazione del Kentucky, arrivo. È vero che mi si era rotta l'arma, quindi adesso non ho nessun'arma. Oh, oddio, oh, ho paura. Oh, arriva lo Zumba. Oh, vieni qui, bastardo, te faccio chargeare il mio coltello. Non ha coltello bastardi come te da un po' ormai. Dammi il muso. Vuoi cacciavite nella schiena? Ma hai assaggiato un coltello? Forza, vi ammazzo tutte, bastardi. In realtà dovrei spingere giù, dovrei essere intelligente. Ma è morta, alla grande. Vieni qua tu, vuoi assaggiare il mio coltello? Guarda, 360. No scope! In realtà è stato 180, ma io sono stupido muratore. Non ho studiato geometria. Se ho studiato geometria era geometra io. No? No? Forse. Vieni qua, musetto. Ciao bello. Tu? Guarda qui. No, mi mordere, no, ti prego, che paura. Vaffanculo. Assaggia questa. Susina. Allora. Entriamo in macchina. Sono bello sporco di sangue. Cioè praticamente la mia pelle è rossa. E non è sangue mio. E questo, cioè, per fortuna. Dai, altri! Ma siete dei bastardi. Io non ho nessuna arma e questi qua continuano ad arrivare. Ho il mio faritango macete che si romperà tra un attacco, però. Ma sì, faritango. Faritango. Vieni a ballare, faritango. Forza. Schling. Grazie. Schling. Ah, faritango, faritango, faritango. Non funziona. Speravo in un critico.
Sì, 14 calpestate questo stronzo. Rambo terzo, condizione massima. Dammi qua. Solo perché è il coltello di Rambo. Dai, mi sto schifo. Tieni il tuo survival knife. Il tuo survival knife. Ma guarda te. E dammi un'arma decente. Cioè il coltello di Rambo, volete mettere, ragazzi? Ho trovato il coltello di Rambo. Dai! Avevo liberato tutto. Lei c'ha i capelli blu oppure... C'ha cappello in testa. Coltello di Rambo, io non ho più paura di niente. Guardate, è uguale all'M9 di Rambo. Ah! Ma non fa rumore da coltellata. È buggato. Mi sembra di calpestarli. Non fa danno, fa schifo. Rambo! Cioè, hai ucciso tutti quei vietnamiti con questa roba? Sei sicuro? Oddio! Stronza! Ringrazio che non ho colpi per un fucile a pompa, sennò guarda, ti sparerei in bocca, ti sparerei. La stronza. Ha fatto venire un infarto. Non si è fatta sentire per un'ora, poi all'improvviso slang. Eccomi qua. Cosa stai facendo? Osi rialzarti? Osi rialzarti, suina. Bestia. Non avete niente di utile, siete degli inutili sacchi. Dai. No, ma aspetta, io ce l'ho le munizioni per il fucile. Cosa vuoi tu? Cosa vuoi tu? No, veramente, tieniti sta roba, va. Dov'è? Mi vergogno di usare sta roba, cioè, sentite, mi sembra di calpestarli. Che coltello è? Ho qualcosa nel bagagliaio, magari. Un'arma. Un'arma da utilizzare in maniera decente. Allora, sacco della spazzatura. Scatola di munizioni, scatola di munizioni. E mi pare di aver avuto delle munizioni qua. Sì, cartuccia per il fucile, ne ho 24. Mi piace questo nuovo rumore di... Cambiato i rumori. Ah, c'ho la mod delle armi che si è aggiornata. Ah, è cambiato tutto il rumore delle armi. Ehi, dai, accenditi, eh. Oh, non farmi sti scherzi, eh. Guarda che sono guai. Allora, sapete cosa facciamo? Sapete cosa facciamo? Spariamo questi bastardi. Ah, non ti schiantare. Pazzo. Animale. Dov'è? Avevo una pistola qua dietro. Più che altro, dammi un secondo. Prima di venire qua. Oh, show, anello sul diamante? Anello sul diamante? Show io? Ah, cartucce per il fucile. Ah, a posto. Sai cosa? Signori, è ora di fare pulizia di Zumba. Fermo, spegni la macchina perché devo far carburante. Non me ne frega niente. Quello cos'è? Petto nudo. È Rambo quello. Ah no, è una maglietta. È una maglietta. Non riuscivo a capire. È una maglietta color pelle. Sì, guarda, c'ho paura. Ok, sì, va bene. Tutto quello che dice tu, amico mio. Vuoi assaggiare questo, figlio di puttana? Vuoi assaggiare questo? Vieni qua. No. Cosa sono questi? Ah, un errore di texture. Questi puntini rossi che mi compaiono accanto. Vuoi assaggiare fucile a pompa? Schlick, schlick. Allora, c'ho schlick, schlick io. Allora, attirerò l'intero mondo con questi colpi, ma almeno sono sicuro di liberare la zona. Allora, schlick schlick. E voi schlick schlick. Bang. Questo non è un rumore di fucile a pompa. Mi piace di più quello precedente. Mi piace la ricarica. Schlick schlick, figli di troia. A chi ne arrivano? Oh mio Dio, più del previsto. Signore, lei ha petto nudo. Lei ha petto nudo. Mi ha confuso per un secondo, mi ero eccitato un secondo, ma poi ho scoperto che lei non era veramente a petto nudo. Lei era bugiardo. Il fatto è che mira finalmente sta salendo. Bang! Schlick schlick. Ora si ragiona. No, mi mangia, te prego. Te prego, tu non mangi a me. Io sono in panico. Io so come risolvere questo problema. Dove sono le mie droghe? Ah, non c'ho i beta bloccanti. Guarda qui. Bang! Schlick schlick. Forza, figlio di puttana. Prossimo. Prossimo. Eh sì, però non faccio un cazzo di danno, ragazzi. Poi sono disidratato. La mia impressione è che se cadono di spalle è perché sono stati colpiti da un colpo critico. Se cadono in avanti è perché è morto, è normale. Cioè non è un colpo critico. Schlick schlick, bastardi. Forza. Prossimo. No, ti avvicinare tu, cappello rosso. Mi hai spaventato, bastardo. Ma l'hai quasi fatta, vecchia volpe. Signora con bel vestito. Lei sicura di voler sporcare quel bel vestito prezioso, costoso? Sicura? Ne è sicura? Le chiedo l'ultima volta. Era sicura. Coso? Tu mi ti avvicini di lato?
Ti sembra il modo di salutare? È lato bastardo. Diventerò Rambo alla fine di questo episodio. Sparerò tipo... come cavolo si chiamava? La ballata di Buster Scruggs, qualcosa del genere. Sparerò come Buster Scruggs, o come cazzo si chiama. Bang bang. No, me mangia tu. Meno male che queste zombie sono stupide e lenti. Madonna, contro i runner gli... La cosa che non mi piace di Project Zomboid, del fatto dei runner, è che le armi da fuoco non funzionano perché... con il rumore che fanno, attirano letteralmente tutti gli zombie del mondo. È una cosa... non è che non sia realistica, però è una cosa molto... molto... punitiva, non so neanche come definirla, perché sparare un colpo è difficilissimo, specialmente se si ha zero di mira su Project Zomboid. Io capisco che magari nell'Apocalisse nessuno ha mai sparato... Oh, ascia! C'è un'ascia! Voglio quell'ascia. Magari nessuno ha sparato, dicevo, e quindi è plausibile, no? Che non siano in grado di sparare. Però aumentare il danno, mettere più headshot, non lo so, in qualche modo bilanciare sta cosa, perché veramente utilizzare le armi da fuoco con zero di mira è una condanna a morte su quel gioco, specialmente sulle impostazioni di popolazione più elevate. Ehi, 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 tu bastardo schifoso, guarda sto stronzo con la roba viola che, no, che si stava nascondendo. Era davanti a me, non riuscivo a prenderlo, vi rendete conto? Guarda che si rialza, si rialza sto figlio di una suina. Forza! Prossimi! Sento le cervella esplodere! Chi è il prossimo? Tu? Oh oh! Ah, che paura! Cosa fa tu? Cosa fa tu? Tu speri ancora veramente di prendere me? Io espertologo de furto ed esparatore adesso. Vieni qua. Tanto sono contento di aver trovato munizione per la fucile a pompa. Ma questa! Io sapevo che sarebbe stata un guaio questa! Sta suina! Non mi morde fra... Però vedo che cadono anche le cartucce del fucile. Una cosa carina. Beh, ora se fossi furbo mi risparmierei queste munizioni ed è quello che farò. Dov'era la signora con l'ascia nella schiena? Eccote qua, amica mia. Dammi questa hand hatchet. Dammi la hand hatchet. La hand hatchet. Hand hatchet. Dov'è hand hatchet? Dammi qua hand hatchet. Sì, te taglio testa, vieni qua. Ora sono ben armato, bastardi. Oh no. Cazzo! Per poco non mi facevo prendere. Che stupido che sono. Oh. Ho visto l'avventura di questo ragazzo scorrere davanti ai miei occhi. Mamma mia che spavento. Mamma mia che spavento. Vaffanculo. Uso fino all'ultima cartuccia. Non me lo rischio di nuovo. Per poco. Che spavento che mi sono preso. Cioè, uno con 5 di passo leggero, 5 di furtività l'avrei perso così, in un attimo. E poi, tra l'altro, questo 5 di furtività fa abbastanza cagare da quel che ho visto, perché... lo zombie all'inizio puntata praticamente mi ha visto da un chilometro. Da zetato! Dammi testa! Ok, questa la posso attaccare. Questa anche. Questa la posso buttare giù. Dammi qua testa, tu, fascia! Fate da capitare, filo da puttana! Su, ma te col cappello cos'è? Antiproiettile col cappello? Le ammasso tutte. Non tu mi morde. Non te permette, eh? Non te permette. Vieni qua. Ah! Ti odio. Chi è che mi scrive a quest'ora? Sto gridando come un pazzo di notte. Chi è che mi osa scrivermi a quest'ora? Non mi disturbate, sto giocando. È l'unico momento in cui posso permetterlo perché tutti dormono. Ah, non trovo un cazzo. Non avete niente di utile, siete dei sacchi di carne proprio. Inappetibili proprio, siete proprio... Quella con l'accetta nella schiena proprio mi ha reso la giornata migliore. Però mi ha anche quasi ucciso, devo ammettere. Field jacket. Ah, mi ricordo quel figlio di puttana con la giacca viola. Sto bastardo, mi avevo quasi fregato. Perché quando sono così tanti, basta un solo errore. Basta una scivolata, uno stronzo che vi becca male il giorno sbagliato e siamo finiti. Allora, adesso suppongo che l'allarme sia finito della benzineria, benzinadaio. Quindi posso entrare, bermi qualcosa, ripulire dal cibo, nutrirmi. Però prima bisogna prepararci per... Ma levati, secondo te non so che cazzo è il pannello delle abilità. Su via, che ti faccio volare. Sorry fare tango macette. Dove ho lasciato la macchina? Scusate. Ragazzi, l'ho lasciata. Eccola lì.
Allora, voglio fare benzina, prima di tutto, perché bisogna sempre preparare il piano più importante. Questa cenere non sparirà finché non... non avrò... non mi sarò procurato una pala. E mi sarò mosso di qua. Una cosa carina, che sarebbe anche da implementare su Project Zomboid, che se mi avvicino a un cavolo di distributore così, non devo per forza metterlo dentro... dentro la benzina, non la devo... fermo. Non la devo per forza mettere... su, prendi carburante. Coso, prendi carburante! Mannaggia a te. Sono zombie? Che ho sentito? Ma mi avvicino, premo un cavolo di tasto e niente, è su. Scusami, ma non ce l'ho. Oh! Risucchia il carburante! Ma sei scemo? Ma sono scemo io che non riesco più a farlo? Ragazzi, che succede? Non riesco a capire. Oh! Hanno spento le luci! Ecco che è successo. Fermo un secondo, hanno spento le luci? Comodo spegnere le luci dopo... Tu che cosa stai facendo qui? Vieni qua tu. Aspetta un secondo, vieni fuori, va? Così dormo tranquillo. Dai! Hanno spento le luci, ecco perché il distributore non funziona. L'unica spiegazione plausibile. Coso! O vieni o ti taglio la testa lo stesso. E poi ti trascino qua fuori. Forza. C'è niente di utile, niente di utile. Mi sa che hanno spento le luci. Però dicevo, comodo spegnere le luci adesso che... è finito l'allarme. Quando c'era l'allarme lì, l'antifurto, che ha attirato l'intero mondo, poteva lì spegnersi la luce. Così non sarebbe partito l'allarme magari, senza elettricità. No, no. Spegniamolo quando finalmente riesce a rilassarsi un secondo. Stupido gioco. Chiudimi anche l'acqua e siamo a posto, no? Che dici? C'è nessuno qua? C'è nessuno. Destro, bevi. Anche l'acqua è chiusa! Era già chiusa, no, no. Era già chiusa l'acqua, mi pare. Però l'elettricità è veramente un attacco suino. Adesso mi devo procurare per forza un cavolo di generatore, se no sono finito. Allora, vediamo come posso arrangiarmi. Prima di tutto mi serve del cibo assolutamente, però qui troveremo solo gli snack, non troveremo mai qualcosa di utile. Allora, salute, rimuovi questa e ho visto che ci sono delle salviette pulite, quindi teoricamente posso... Ah no, niente. Rimedi erboristi? Rimedi erboristici sono molto utili, mi serviranno. Dove cazzo ho messo tu il rimedi erboristica? Fredo puttana, dove hai messo le... dove mi hai messo le... Oh, dove è il rimedio erboristico, veramente? L'ho spostato nell'inventario, dove cavolo è finito? Frank, il rimedio erboristico? Stai scherzando? È finito a terra? No. Ha un libro importantissimo, mi serve! Ah, madonna, sono io che non so leggere. Scusate veramente, ragazzi. Sono molto stanco, è molto tardi, ho molto sonno. Mi dovete concedere questa cosa, su. Non vi arrabbiate con me perché mi arrabbio per niente. Su. Dai. Niente. Muso storto, su. Sbaglio anch'io. Sono fallace anch'io. Fin dal principio, in realtà, però... quella è una storia per un altro giorno. Allora, patatine, mangia tutto. Dobbiamo ingrassare, Frank, dobbiamo ingrassare. Mangia come un maiale tutto quello che c'è. Forza, mangia tutto. Mangia tutto, ragazzo. Anch'io trovo il distributore di benzina più povero del mondo. Estintore, eh? Interessante. Vuoto. Ascendi, no? Sigaretta? Dammi sigaretta, tutta sigaretta qua. Soldi? Le soldi non servono più a niente ormai. Io voglio soldi, ma non servono più a niente. Ci faccio più niente io con i soldi. Allora, brucerei l'acqua per lavarmi. Ma in realtà non è essenziale perché alla fine l'acqua distrugge solo i vestiti. Li distrugge soltanto, aumenta il grado di consumo di deterioramento. Niente di più, niente di meno. Quindi non è proprio essenziale lavarsi a meno che non si sia emofobici. A meno che io non sia emofobici. Però ho visto due mappe. Annotate. Consulta mappa. Ok, cosa c'è di annotato? I sopravvissuti sono i benvenuti se si uniscono a noi. Dov'è? March Ridge. Abbiamo sempre bisogno di più cibo, armi e altro. Uccidi qualche Z mentre entri per avere più riconoscimenti. Sì. Troverò voi morti. E questa invece?
Uccisioni da fucile 12, uccisioni con l'ascia 20, uccisioni con auto 11. Beh, con l'auto, se ho ucciso 11 persone con l'auto, allora non è proprio messa bene quell'auto. Mappa annotata, la lascio qui, però mi pare di avere i due libri di meccanica, che voglio leggere assolutamente se voglio guardarmi quelle cassette. Quindi dammi qua. Sta roba dammela, va, mi potrebbe servire, visto che ho problemi con il cibo. Però, vorrei mettere questa roba qui anche. Come due riviste di buona cucina. Mannaggia a te. Nostro adesivo pure, mettilo qua. Quindi, ci serve un generatore, se non saremo a corto di carburante, perché hanno spento anche l'elettricità, la grande. Niente elettricità e niente acqua. Sarà il titolo della nostra puntata. Quindi, no, cazzo, non posso neanche guardare le cassette. Ma porca miseria, non posso neanche guardare le cassette, ragazzi. Ho lasciato la macchina accesa, visto che sono pieno di benzina. Dai, fuma, va. Destro, fuma sigaretta, bastardo. Stupido coglione, così ti viene tumore al polmone? Dove stupido sei tu, eh? Allora, altri zumba. Oh, Gesù. Altri zumba. Allora, come dobbiamo arrangiarci con... davvero così tanti? Da dove arrivate tutti voi, ragazzi? Scusatemi. Sembra il caso. Tra l'altro non ho nessuna arma a due mani. Mi serve un'arma a due mani, una mazza da baseball, che poi sarebbe una cosa comunissima. Magari non in Italia, però. Ma cos'è, un elefante? Una mazza da baseball sarebbe una cosa... Sta zitto, scemo! Osi fare rumore quando te voglio uscire... Volevi tirarne un altro? Di colpo con la... Oh! Ragazzi miei! Oh. Ok, questa non è una buona notizia. Non è per niente una buona notizia. No, no. Questa è bruttissima notizia. Se io sparo attira tutto il mondo. È una sfida tosta questa, eh. E sparare li attirerebbe tutti. Mettiamo quanti colpi ho. 71 colpi. Sì. Ma la senti. Forza bastardi. Oh, 3 di mira. Ora si inizia a fare casino. Ora si inizia a fare casino, figlio di troia. Ah, sì. Ve faccio vedere io. Questo è il diner. No, non è il diner questo. Questo non mi ricordo cos'è. Non è un deposito. No. Oh. Il fatto è che... la sfiga di questa città di Maldrowk è che non ha case residenziali con il garage, dove si trovano molto spesso i generatori, quindi... non vorrei trovarmi costretto a tornare per forza a Rosewood per un cavolo di generatore. Mm-hmm. A meno che io non sia furbo. Raccolgo le cassette in macchina, me ne vado a Rosewood e poi tornerò qui. Libero Rosewood, la stazione e tutto, la benzineria e tutto. E poi me ne torno qui a fare il resto, a liberare anche questa città. Geniale. Belli capelli, che cosa ha fatto qua? Lara Croft, Tomb Raider. Ah, zeta. Penna? Ti sei fatta appennare, ti sei fatta? Sei scema. Non ti vergogni. Ah, tre zumba. Quello è un coltello. Mi sta per rompere il machete. Sento che il prossimo colpo lo romperà. Sono un veggente io, ragazzi. Io vedo il futuro. Posso ripararlo? Due nastro adesivo, 17%. Sì, ormai è da buttare questo machete. È da buttare sto filo di puttana di machete. Forza, chi è il prossimo? Ma questa hand hatchet la posso mettere qui? Non sbaglio. Aspettami un secondo. Vabbè, combattiamoli, va. Sta zitto. No, questi li devo sparare per forza, sennò... ok. Rimettiamo hand hatchet. Dov'è il mio hand hatchet? Dov'è il hatchet? Mettelo qua. Mette qua il mio hand hatchet. 4. Polizia? Tu vuole arrestare me, signora? Tu vuole arrestare me? Io sono libero. No, fanculo. Io sono uomo libero. E tale voglio rimanere. Non mi farò mettere dietro le sbarre da te. Ok, non c'è niente. Walkie talkie. Ho sparato qualche colpo, quindi potrei aver attirato un po' di giù. Infatti, eccolo qua. Il ritardatario. Forza, bastardo. Vieni qui a mangiare l'ascia. Forza. Forza, vecchio. Ok, filettini di cervello. Madonna mia, ci metterò una vita a liberare l'intera Kentucky. Perché, trai? Sai cosa? Miglioriamo un po' la nostra corsa, va? Forza, ragazzo, un po' di cardio non ti farà male.
ci stancheremo, ma... no, no, in realtà no, mi farà male perché io non devo dimagrire. Che cavolo sto facendo? Ancora, altri zombie. Devo vedere cosa c'è dentro questo. Non so se è un hardware store. Penso sia un hardware store. Così su due piedi. Avrei proprio l'aspetto di un hardware store. Ok, chi è? Chi sei tu? Sembri coso. Come cavolo si chiama? Lo chef là. Come cazzo si chiama quello chef famoso? Quello dei coltelli. Con la B. Oh madonna mia, quello con la B che vende i coltelli. Vabbè, sembri quello chef. Hai capito chi? Lo chef dei coltelli con la B. Abbiamo capito tutti, vero? A casa avete capito tutti? A posto. Sto sudando? Cos'è, un ristorante? No, un ristorante. Chi è figlio di puttana che sta bussando alla porta? Hanno distrutto tutte le finestre. Chi è figlio di puttana? Dove sei? Non è qui. Vabbè. Eh sì, hanno spento la luce. Devo provare. Ma cavolo è che sta bussando sto coglione? Oddio, mannaggia a te! Stronzo, che non hai fatto un cazzo finora, poi all'improvviso decidi di uscire. Oh, pollo marcio, gnam gnam. Gnam gnam. Caffè, vabbè. Al momento non mi serve il caffè, però. Allora, confezioni di uova fresche, peperone fresco, mangia tutto. Anche se... crudo salmone marcio, stantio pomodoro, vediamo nel freezer. Piselli, pannocchia. Prende piselle. Prende piselle. A noi piace piselle. Pericoloso da crudo. Pericoloso da crudo. E io come lo cucino senza accendere un fuoco? Allora, prima di tutto devo pensare a sto stronzo che mi ha rotto le balle. A sto stronzo. Che mi ha rotto le balle. Mi ha rotto le balle. Ketchup? Perché mangiare il ketchup così dà tristezza? È la cosa più buona del mondo. Marcio? Maionese che marcisce? Ma da quando? Da quando? Il maionese marcisce? Ma in che mondo viviamo? Peggio dell'apocalisse. Se la maionese è una roba così, marcisce. Capisco una maionese aperta. Ma come fa la maionese a marcire se non è aperta? Si conserva per anni. Mannaggia a te, capisci un cazzo. Maionese marcia. Ma come si permette di dire queste cose? Stop doccolione. Con la L doppia. Cioè, ce ne sono qui? Questo è l'ufficio dell'amministratore. Che è stato il primo a zombificarsi perché non sapeva fare un cazzo. Stupido amministratore. Ma perché sento mucche e sento di tutto e di più? Tra l'altro con la prossima pagina vorrebbero aggiungere, se non sbaglio, gli animali. Quindi gli allevamenti e tutte queste cose molto interessanti. Con la prossima patch grossa, grossa. Signora! Lei non l'ha visto finora? Che uscivo tutti i suoi amici? Adesso arrivo a rompere le palle? Vieni qua! Vieni qua! Ti ho detto di venire qua! Tu non hai capito un cazzo! Tu hai capito un cazzo di questa cosa! Ti taglio testa! Mi hai rotto le palle! Impari a portare rispetto per i tuoi amici, desciadote. Il generatore, vedo altra gente qui, vedo una macchina, molto interessante. Ma sono già stato lì, lì c'è la stazione di polizia. Arrivano tutti questi zombie, porca miseria. Dovrei giocarmela un po' meglio, quindi... non so, non lo so. Dovrei lasciare un po' di roba, tipo questa, la dovrei tutta lasciare in macchina. E prendermi una pistola nella fondina. Tutta sta roba al momento non mi serve. Prenderei una pistola, tanto ho 3 di mira adesso, quindi me la posso giocare molto intelligentemente. Però, non so di cos'altro sbarazzarmi. Antidolorifici, antidepressivi mi serviranno, la penna mi serve. Qui non c'è niente. E perché ho 17,59 di peso? Macete? Ma il macete in realtà lo posso buttare perché già, l'ho già riparato una... sento qualcuno. L'ho già riparato una volta, quindi teoricamente... messo maluccio. Qui che cosa ho di pesante? I libri, a parte quello niente. Bottiglie d'acqua. Bottiglie vuote possono rimanere qua. Sega da giardinaggio non si sa mai. Vermetti gommosi. Ma sì. Ma sì. Mangia tutto. Mangia tutto, ragazzo. Oh no, io ho paura. Arrivano le zumba. No, 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 zumba no. Te prego. Te prego. Non avevo le munizioni per i 9 mm. L'ho lasciata in macchina? Sì, mi sa che sono in macchina. Mannaggia a me. Questa cos'è? Che pistola è già? È la 1911. Pensavo di aver preso la M9. Ancora! Ho 3 di mira! Uccidi qualcuno! Per favore! Ti prego! Sei una merda, sei! Non mi serve niente che li uccidi con l'ascia. Mi serve che li uccidi con la pistola. Mi servono i critici. Per livellare, forza! Anche tu!
Crepa, suino. La mappa di Louisville. Oh! Dammi qua. Dammi qua. Dammi qua. Strato di munizioni da 9 mm. Apri. Quanti ce ne sono? 50. La Sig Sauer è una pistola che adoro. Una delle migliori pistole al mondo. Danno della 9 mm fa cagare. Però la Sig Sauer è molto più potente. Sig Sauer, però, è un po' danneggiata, eh. La Z8, fammi ricaricare, va. Oh, c'ha tutte le customizzazioni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 10, 10, 10. Vieni qua, figlio di puttana. Ho ricaricato per questo. Vuoi assaggiare la mia pistola? Un po' di polis... Non riesco a capire cosa sia questo indicatore. Un po' di polis brutale, figlio di puttana. Stronzo. Dritto negli occhiali, bastardo. Ho attivato la mod Arsenal Gun 26 che dovrebbe aggiungere un po' più di spezie alla nostra avventura. Questo perché, come avete visto, le armi erano quelle iniziali ed era un pochino noioso come gioco. Perciò adesso abbiamo delle armi un po' customizzate. Non cambia per niente la difficoltà, aggiunge semplicemente dei nuovi modelli di armi. Quindi anche le munizioni saranno un pochino più... come dire... mondiali, disponibili. Per esempio le 9 mm sono buone per tutte le pistole e così via. Questo intendo. Ok, quindi dobbiamo procurarci un generatore, ma non ho più pallida idea di dove cercarlo. Vabbè, entriamo in macchina. Il fatto è che non ho abbastanza carburante. Forse utilizzeremo questa blu invece. Lasciamo la bianca lì. No, aspetta, fammi prendere delle munizioni prima. E direi di lasciare qualcosa. No, veramente, dobbiamo lasciare qualcosa per forza. Quindi il martello rimane. Meccanica 2 rimane. Bottiglia d'acqua ce la teniamo perché ci servirà. Erboristeria rimane. Nastro adesivo la teniamo. Salsa piccante. Sugo in scatola. Succo in scatola, non sugo. Idiota. Bevanda. Tutta la roba che pesa la possiamo lasciare. Forza, lascia tutto qua. Così siamo un po' più leggeri. Possiamo spostare. Però sono ancora messo di merda. La tecnica di benzina al momento non mi serve. Posso prendere delle bottiglie vuote, quindi sono a posto. E direi che adesso con 12 kg sono un po' più decente, no? Un po' più deficiente. Ah, questa c'ha tanto carburante, mi piace. Mi piace vedere tanto carburante a me. Vroom vroom! Andiamo a sparare con la pistola. Voglio utilizzare troppo le armi da fuoco. Oh! Ma sì? Tutta la polizia qua? Polizia, te faccio vedere io. Tu facevi prima brutality con me? Guarda qui. Vieni qui, bastardo. Forza. No, te faccio vedere io. Forza, bastardo. Te faccio vedere io. No, chiama più amici. Più amici. Bastardo, te la faccio vedere io la brutality. Forza. Convergiamo la pistola e si spara adesso, ragazzi. Bang! Cosa? Ah, sei ancora vivo? Cosa stai sparando? Vabbè, lasciamo perdere. Cosa? Oh, l'ho beccato in testa, ma è ancora vivo. Bastardi, morite! Ah! Siamo nel panico! Aiuto! Venite, bastardi. Adoro sto gioco! Che bello usare le armi da fuoco. Vieni qua, impiegato statale. Chi è il prossimo? No, aspettate. Questa ce la dobbiamo giocare intelligente. Le munizioni sono limitate, quindi giochiamoci la furbi. Poliziotto non ha niente? Ah sì, tutto. Pelato! E odio i pelati. Perché sono stupido e ignorante. Ma i pelati sono cattivi, totte. Però un caricatore bello il carico. Vieni qua, filo da puttana. Vieni. Bang, 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 bang. Ah! Stronzi. Vieni qua. Cos'hai lì nella schiena tu? No! Mi si è rotta l'ascia. Calpestalo. Volevo utilizzare la distrazione. Non mi è andata bene. Di nuovo assetato. Forza, ragazzi. Ci metterò un po', ma prima o poi dovrei farcela. Cosa cazzo? Cosa? È inceppato? Ah, inceppato. Ma vaffanculo! Ah, dai! Hai tolto il caricatore, buono! Sì. Ah, mi mostra le munizioni in alto a sinistra questa mod. Mi piace. Perché così non devo più contare.
Ah sì? Tu sei ancora vivo? Niente più vivo per te. Coso, è tempo di strisciare. Io invecchierò, lo sai, vero? Cosa? Cosa cazzo stai facendo? Rambo? Un altro Rambo? Oddio, ma sono tantissimi questi. No! Non sono bravo io con pistola, te prego. Te prego, sta fermo. Te prego, sta fermo. Fate sparare bene. Forza. Ah, ho finito la munizione. A mettere munizione a mano? Non ho più armi corpo a corpo, questa è una cosa brutta. Mi è successo nel momento peggiore. Sì, sì, cappellino rosso. È ricaricato? È ricaricato? Ok, ora ricaricato. Oh, mannaggia a me. Su! Non farmi incazzare e muori. Dai, siete proprio delle merde, siete. Ragazzi, siete proprio delle merde. Ah, ho solo tre colpi, forza. Uno. Due. Vaffanculo. Non credo di avere altri colpi nello zaino. Infatti. Ah sì? Artiglieria pesante, fede de puta. Ah! Ero convintissimo. Ero lì che stavo guardando. Li stavo guardando già esplodere. Sti bastardi. Forza. Ah, finalmente. Cadi. Ok? Così non devo sprecare altri colpi. Ottimo. Mi servono delle armi corpo a corpo, ragazzi. Sono messo di merda solo. Oh! 5 colpi di 9 mm. No, dammi 5 colpi. Vedete, adesso spawnano anche le munizioni addosso dei zombie, che è una cosa molto più realistica. E scusatemi, scoppia l'apocalisse e nessuno di loro è armato. Voglio dire, non dico che devono avere le AK-47, il mondo. Ma porca miseria, ce la fai ad avere, non so, 3 colpi di pistola raccattati, una pistola scarica, un coltello. Tutti gli zombie dovrebbero avere un'arma da difesa. No, invece no, tutti sono disarmati, come se non avessero neanche provato a difendersi. Capisco che molte persone magari siano state infettate fin da subito e non abbiano avuto la possibilità di armarsi, difendersi. Magari sono state delle prime, le prime infezioni sono state proprio loro. Ed è una cosa chiara, cioè, lo capisco. Ma voglio dire, tra tutti gli altri, voi mi state a dire che nessuno di questi idioti si è difeso. Oh, tiro il calcio praticamente. Vaffanculo, mi ha rotto i coglioni, Mi ha dato la possibilità di cadere, ma... scusami. Oh, guarda quanto danno c'ha questa. Però è una... questa mi serve. Una 45 automatica. Io credo sia molto più realistico così, ragazzi. Che si trovino delle munizioni addosso gli zombie. Non è che io debba andare in ogni stazione di polizia e sperare e pregare di trovare qualcosa. Almeno così, diciamo che ci giochiamo un po' più alla pari. Non è che devo sempre andare in giro a tirare le accettate in testa alla gente e anche quelle a malapena la trovo, perché il macete si spacca dopo 10 uccisioni. Ma su via, dai! È un macete fatto di ferro, il cranio umano non è fatto di... del cranio di Terminator. Stiamo parlando di un cranio umano, di calcio, cazzo. Contro il metallo si scioglie praticamente. Voglio dire, è tutta fisica questa. Oh, casing. Ah, posso raccogliere anche le munizioni da terra. Che cosa realistica. Sto adorando sto gioco. A te l'ho data prima la pistola, ora mi ricordo. Però ho sete di nuovo. Invece no, nella modalità base i veicoli sono nerfati a merda, che è una cosa stupida. Io capisco, no, è una cosa verissima, anche una cosa reale, che se si investono degli zombie, non lo so, a 50 km/h, a 70 km/h, la macchina dopo 3 colpi ormai non ce la fa. Ed è realistico, ma se io cammino, non lo so, a 10 km/h... con la macchina e spingo pian piano, non dovrebbe subire danni la macchina. Così come se vengo attaccato dagli zombie. Quanto forte può essere il pugno di uno zombie? Ragionate, quanto forte può essere il pugno di uno zombie per fino a sfondare un finestrino. Io capisco la pressione, ma c'è questo nerf che dicono che i veicoli sono troppo OP. C'è questo fastidioso meccanica. Se siamo dentro un'orda con una macchina e tanti zombie ci hanno circondato, il veicolo non subisce più, per esempio, l'1% da un pugno. Un pugno di solito fa 1 o 3% di danno. Non subisce più 1 o 3% di danno, ma sale fino al 10%. Più zombie ci sono, più danno fa il pugno di un singolo zombie. È una cosa stupidissima. È una cosa insopportabile. A mio parere, io non riesco proprio a vederla né a sentirla. È una cosa fastidiosissima. Non la voglio vedere né sentire. Ok, inserting empty mag. Ma stai parlando? Ho capito, ma mettici le munizioni dentro questo mag, no? Scusa, amico! Ai! Attaccalo, ok? Non è che se stai ricaricando ti devi far mordere, idiota. Portafogli. Sicuramente è una cosa fastidiosissima questa che c'è, che...
Se ci sono tanti zombie e circondano la macchina, e improvvisamente i pugni non fanno più il solito 1%, ma fanno per esempio 30% di danno. È una cosa incredibile. La macchina la sciolgono. È una cosa stupidissima. Gli zombie sono sempre esseri umani, sono ex esseri umani. La forza magari è un po' più, sono un po' più potenti perché ignorano comunque la... a cavolo di fisica, come dire, ignorano la capacità che ha il corpo di mettere limiti alla forza che utilizziamo per non creare danni ai muscoli. E lo capisco che magari sono più forti, ma che addirittura sfondino le porte in 10 colpi, queste cose sono delle cose inaudite, veramente. Uno zombie busserebbe per anni prima di sfondare una porta di legno, ma poi con le porte anche... lasciamo perdere. Sotto certi aspetti, il gioco dice di puntare al realismo, ma ci sono delle cose che sono veramente inguardabili e inaudite. Per esempio, perché io mi devo installare una mod per raccogliere i bossoli di proiettile, per poi craftarmi delle munizioni? È una cosa stupidissima. Io dovrei trovarmi i bossoli di proiettile, cioè dovrebbe esserci una cosa di base. È bellissimo come gioco, Project Zomboid. Però ha tantissime pecche, ci sono tantissime cose che mancano, che non ha. Ed è una cosa fastidiosissima. Ok. Spegni il motore, però inserisci la chiave così no, la devo cercare dopo. Forza, stronza! Vuoi assaggiare questa? Aspetta! Per qualche motivo avevo solo un colpo qua dentro. Ok. Allora, espelli il caricatore. Per favore. Inserisci proiettili nel caricatore. 7 ne devi inserire. Ottimo. Ok. Inserisci il caricatore. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Chi è il prossimo? Chi è che si vuole far sparare? Uno. Oso, siamo al quarto colpo e non ha ancora ucciso nessuno, Mi tengo obbligato. Vedi, vedete questa cosa? Io capisco. Un essere umano che non ha mai usato la pistola magari ha difficoltà a sparare ad uno zombie che corre, ma uno zombie che cammina. Un essere umano, ma per esempio, una patata. Mia nonna, magari che tremola con la mano tremolante, avrebbe molte più probabilità, anche camminando e correndo, di beccare questi zombie. Invece puntano al realismo, però sei 3 di mira, di 7 colpi non ho ucciso neanche uno zombie. Sono delle cose che veramente mi danno un fastidio, che non avete idea di questo gioco. Che partono come... ancora. Serisci il caricatore. Che i personaggi partono come... non lo so, forse prendessi un bambino all'asilo o alle scuole elementari che ha giocato solo a Fortnite. L'unica esperienza di combattimento l'ha acquisita su Fortnite. Probabilmente avrebbe più probabilità di sopravvivere del nostro personaggio. Questo fa ridere. Fa ridere che un mio personaggio non sia in grado di sparare con la pistola a degli zombie che camminano letteralmente. Io capisco che manchi un colpo su 3, magari. È comprensibile, no? Ancora che non hai inserito il caricatore. Ma che io ho sparato 7 colpi, io abbia sparato 7 colpi e ho ucciso neanche uno zombie. Guardate, a cosa stai sparando? Le orecchie stai sparando? Alle ginocchia! A che cazzo stai sparando? Mannaggia a te. Fucile a pompa, almeno ignora questa cosa ed è per questo che l'adoro. Almeno ignora sta stronzata. Non serve la mira, metti lì e spari. Fai danno fisso, ok che fa rumore, lo capisco. Ma almeno fa il danno fisso e uccide qualsiasi cosa. Questa pistola dovrebbe avere un botto di danno invece, veramente. Hai inserito il caricatore? Ok, sì. Signora, la prego. Quello è ancora vivo. Bestiaccia. Ma cosa stai Cosa cacchio stai calpestando? Ti prego, uccidilo. Sei Zebenie, Zebenie, veramente. Signorina Zebenie. No. Sto sbagliando io qua. No, perché se non ricarico con R, il mio personaggio sembra un po' rimbambito. Devo usare per forza la ruota delle munizioni. Carica i proiettili nel caricatore. Coltello. Vabbè, forse sarebbe l'unica arma che avrò per... per un bel po' di tempo. Ah, ok, abbiamo ucciso altri zombie. Quanto siamo arrivati? Informazioni. 1461. Per niente male, dai. Vediamo chi else, quanti ne abbiamo uccise. Con il fucile a pompa. No, asce, armi da fuoco. Con le armi da fuoco 110. Con la pistola M1911 4. Con il fucile a pompa 89. Con la Sig Sauer 13. Con questa pistola qua. Io ho capito che sono furtivo, però... mi degneresti di una minimo di... no. Noi no. Amico! Cagami! Per favore! Grazie. Io non ci credo. Quando sei troppo bravo a fare il tuo lavoro e i zombie non ti cagano. Vieni qui, stronzo.
Forza. Ancora. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dalla macchina. Saliamo in macchina e andiamo a Nanna, ragazzi. Tutto bene lì? Scusatemi, eh. Allora, vedete, zombie, eh. 7 colpi. Mancato. 7 colpi, un cazzo. Non ho inserito il caricatore, pure io che stupido che so. Allora, riproviamo. Diciamo che è buio, e lo capisco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non ne ho ucciso neanche uno. Con 7 colpi, ragazzi. Ora ditemi, dove sta il realismo in questa cosa? Visto che è un gioco che punta tanto al realismo. Voi la considerate una cosa bella o brutta? Il realismo. Allora, io capisco nel panico, no? Veramente, manca il rumore dell'accoltellamento di questo gioco. E considerate che le munizioni sono limitate, eh. E quindi noi sprechiamo letteralmente delle munizioni che già sono poche. Allora il gioco mi costringe veramente ad utilizzare solo un martello, un cacciavite e le armi che fanno cagare per combattere. Letteralmente devo affrontarne uno per volta, delle orde. E non so, ci metto una vita, un anno. E qui i zombie non respawnano perché avevamo inserito noi la modalità. Ma considerate modalità apocalisse dove i zombie continuano... Dove cavolo sei? Continuano a respawnare. Questo non è fair play. Non è per niente fair play. Forza. 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 Grazie. Ora tieniti sto coltello che veramente è inguardabile. Tieniti sta roba. Non lo prenderò mai più. Glock 17 è una delle mie pistole preferite nei videogiochi. Mi piace specialmente per Counter Strike, ovviamente. Ma perché anche per come è disegnata. È molto carina la Glock. Una bella pistolina. Una bella pistolozza. Una bellissima pistolozza. 45 automatica, no. Però ti posso lasciare, amico mio, questa roba qua. Anzi, sai cosa? La lascio a te, va. Lascia a te che tanto non la utilizzerò. La Sig Sauer o la Glock? Penso che la Sig Sauer abbia molto più danno della Glock. No, hanno lo stesso danno praticamente. Va bene, allora la Sig Sauer la teniamo qua e la Glock la lasciamo qua. E cosa volevo fare? Prendere i caricatori... No, avevo delle munizioni, se non sbaglio. Sai cosa? No, tieniti questo e ridammi la mia 1911 Tarok. E dammi le munizioni di pistolozza. Eccole. No, 308, 9 mm. Prendine... 1, 2. 100 colpi ci basteranno, dite. Con l'abilità che ho a sparare non credo. Quanto sono abilità? Quasi al 4. E forse lì inizierò a ragionare un pochino. Ma fino ad allora... Fino ad allora siamo messi de merde. Allora, inserisci... No, no, fermo. Dammi un secondo. Una cosa che invece non è molto realistica di questa mod è che posso utilizzare i caricatori di qualsiasi pistola dentro qualsiasi pistola. Una cosa un pochino strana perché non è per niente realistica. Un caricatore, per esempio, per la Beretta non funzionerebbe mai con la Glock e così via. Però... Dove l'ho messo? Scusami, l'ho preso già in alimentare, sì. Apri scatola tutte e due. Metti tutto qua dietro. Anche questo, metti qua dietro. Ok, adesso inserisci. Ok. E con questo siamo a posto. Ok, adesso inserisci il caricatore nella pistola. Equipaggia questa. Ok. Spegni il caricatore. Destro, inserisci 11 proiettili nel caricatore. Ah, sensore di ricarica. Quale gioia. Abilità più inutile della storia. Però sto salendo anche con Ash. E inserisci il caricatore. Mangia un pezzo di carne essiccata e direi che possiamo andare a dormire. E soprattutto salutarci, ragazzi. Perché questa puntata termina qui. Quindi, Nanna. Quindi, colgo l'occasione per ringraziarvi per avermi... Oh, madonna mia, oggi non riesco a parlare, veramente ho troppo sonno. Ah, sto dormendo vicino ai cadaveri, sono stupido. Colgo l'occasione per ringraziarvi per avermi guardato fin qui. Perché sei sceso? Mi auguro di rivedervi nella prossima puntata di Project Zomboid. Ricordatevi di lasciare un like, un commento, magari iscrivervi al canale, condividere con i vostri amici, ragazzi, per aiutarmi a crescere. È molto importante per me, potete credermi. È solo un gesto piccolo premere iscriviti, ma di grande aiuto per me. Quindi, ci vediamo alla prossima puntata. E vi auguro una bellissima giornata. Bella, bella.